the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to grieve all alone. We've
taken my bow, my curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Nettamente, il primo pensiero. Felicità, tantissima di colpo. Ve la siete aspettata fin dall'inizio oppure c'è stato un inizio un po' difficile? No, noi ce l'aspettavamo perché eravamo una squadra forte, i risultati dell'anno lo confermano. Però si poteva perdere, una partita secca è difficilissima, l'inizio è stato durissimo secondo me. Però è andata giusto come volevamo, cioè lavorare molto con la mischia e poi alla fine siamo venuti fuori con i tre quarti. Sembra dopo questa vittoria. Non posso dirlo, Ce ne sono tante cose qui in questo momento, per me è stata l'allegria più grande. Sono in Italia da 4 anni e cercavo questo scudetto. Devo ringraziare anche al Sandonà che anche loro mi hanno aiutato a vincere questo scudetto. Una parte del mio scudetto è anche per loro. Un Milano tanto forte. Sì, è andata bene, credo che non solo meritavamo lo scudetto, sino che di fronte a questa formula di campionato era molto ingiusto, sì. Se noi non vincevamo, perché vorrei contestare la formula, c'è tanta pressione per una partita e per quello sì, si è visto poco rugby e tanti pugni, bisogna cambiare la formula. Il pubblico e lo stadio? Benissimo, eccezionale, il problema è che bisogna cambiare la formula perché con questa formula le finali purtroppo saranno sempre così, poco rugby e tanti pugni. Una squadra troppo forte come la del Benetton, hanno giocato bene, dura, ci tocca a noi vincere, vediamo il prossimo anno. Abbiamo dimostrato a tutti, a tutta la stampa in Italia, che la Mediolanum è una grande squadra. Eravamo tutti quanti contro, l'abbiamo dimostrato in campo. Siamo campioni d'Italia, siamo i più forti d'Italia. Vi si accusava? Sono fiero dei miei compagni di squadra, bravissimi. Vi si accusava di essere una squadra costruita? Costruita, un bel niente, abbiamo visto come abbiamo giocato. I primi minuti è stata dura, ma poi il cuore della Mediolanum ha vinto. Io sono fiero della mia squadra, del mio presidente e della società che ci ha permesso di arrivare qui in su. Pubblico. Ringrazio pure Berlusconi. Pubblico e stadio. Campioni! Bellissimi, bellissimi. Campioni! Franco, che vittoria è stata? Del cuore o della tecnica? Di tutto, guarda, ci abbiamo messo l'anima perché credevamo che questo Treviso era veramente una bella squadra, anzi complimenti, però siamo stati più forti noi. Non volevate farvela scappare un'altra volta? No. Già ci hanno maltrattato l'anno scorso e quest'anno è stata una rivincita. Ce l'abbiamo fatta. Però una prima mezz'ora in cui il Treviso pareva pericolosetta. Vabbè, il Treviso è sempre il Treviso, anzi meraviglio che solo mezz'ora è durato, poi non c'è stata più partita, senza voce anche. A chi va questa vittoria? A tutta la squadra, a tutto l'ambiente, tutta la Mediolanum, a tutti quanti. Fate una meta splendida. È fortuna perché ho visto loro difeso in non è ordine e ho detto a Fabio, a Diego Dominguez, passa da Poloni perché nessuno, è molto fortuna, ho fatto tanto lavoro l'ultimo mese in corso. Però non hai festeggiato tanto quella meta, volevi aspettare sì. Il fischio finale. Sì, perché Treviso, io ho visto contro Sandonà, le ultime due partite, loro vincono nell'ultimo minuto della partita. E mi ho detto, ragazzi, stai calmo, perché non c'è 20 minuti così, devo giocare, prendere il pallone e metti pressione sotto loro. Che Treviso hai visto in campo? Volevano vincere anche loro e sì, si vedeva loro, da come sono scesi sì, in campo. Loro ho giocato una bella partita, però nel primo 20 minuti loro corso, palla, passa del pallone fuori, sempre. E noi come sempre molto nervosi nei primi 20 minuti, però nel secondo tempo quando noi fatto un mezza e noi stai tranquilla e vai avanti. Campese e la Mediolanum come finirà? Io sono contento, io
io dico, c'è futuro per questo connubio, questa unione c'è ancora? Non lo so, perché 9 anni qui e spero l'anno prossimo, non lo so, perché 31 quest'anno è un po' vecchio, so devo pensare al mio futuro. Devi lavorare in Australia. Sì. Grazie. Giocare bene perché si giocava tutto in 80 minuti, quindi non potevamo permetterci errori per perdere uno scudetto del genere. Avete avuto paura di perdere in qualche momento? Ma penso che la squadra era consapevole dei suoi mezzi, l'ha strameritato nella regular season vincendo il campionato di 10 punti di scarto, quindi era solo forse il nervosismo che poteva portarci a perdere questo scudetto. Siamo stati calmi durante gli 80 minuti, abbiamo mostrato di essere molto più forti di loro, abbiamo giocato. E penso che il risultato parla di sé, perché con 4-0 significa che la squadra veramente ha meritato questo campionato. A chi va questa vittoria? Ma questa vittoria va soprattutto ai giocatori, perché ce l'hanno messa tutti durante l'anno ed era importante giocare bene oggi. Penso che tutto sommato la Mediolanum l'ha dimostrato, l'ha meritato, e un pensiero va pure al dottore che forse l'altra sera non è riuscito a vincere la Coppa, ma penso che domani col campionato si possa festeggiare 2 scudetti. Dopo 9 stagioni in Italia se ne va anche David Campese, che inizia e conclude la sua avventura italiana a Padova, dove ha vinto i suoi primi scudetti tricolori. David è ormai un giocatore mitico nel rugby mondiale, dopo aver iniziato la carriera internazionale nel lontano 81, partecipando alla tournée in Nuova Zelanda con la rappresentativa australiana Under 21 e giocando contro le isole Fiji e gli All Blacks. L'anno successivo entra nella Nazionale A e torna in Nuova Zelanda, stavolta con i veri Wallabies, disputando tutti e 3 i test in programma ed imponendosi all'attenzione mondiale. Nell'83 viene in Italia e Francia ed il 22 ottobre scende in campo a Rovigo nel test ufficiale contro gli azzurri. 31 anni il 21 ottobre, è nata a Queen Bayan, 1,82 m x 82 m, Campo, che detiene record su record, quest'anno giocherà ancora per il Randwick di Sydney. Lo vedremo ancora in Italia, magari da turista? E da Milano se ne va, definitivamente, anche Mark Gordonella, 33enne di Sydney, il genio del rugby australiano, titolare inamovibile degli Wallabies dall'80 all'84 e capitano, dopo Tony Shaw, nel tour in Nuova Zelanda dell'82. Debutta in tournée nel 79 in Argentina, nei test ufficiali nell'80 al Sydney Cricket Ground contro gli All Blacks. A Milano gioca nell'89, l'anno successivo diventa allenatore e vince lo scudetto, bissato sabato a Padova. Un personaggio unico.
presidente Sandro Manzoni, che ha paura di perdere l'immagine, invece la conquista, perché questa è l'immagine di un presidente gioioso. Ecco, vede, ha visto che adesso ci fanno la festa. Meritato il successo, sì o no? Direi proprio di sì. Anche se sudato, insomma. No, non è stato sudato. Il Benetton è entrato nei nostri 22 due volte in tutta la partita. Non ha segnato una meta. Abbiamo battuto tre volte in questo campionato, gli abbiamo dato 10 punti in regular season, quindi noi non abbiamo vinto solo questa partita, abbiamo vinto la stagione alla stragrande. Allora, contro ingiustizie, malafede, eccetera eccetera. Non voglio dilungarmi su questo perché sennò mi rovino la giornata. Mete nel secondo tempo, calci piazzati nel primo tempo, era una partita che bisognava giocare in questo modo per vincere. Il primo tempo senz'altro, il primo tempo era preordinato che noi facessimo una partita tattica, sfiancarli e chiudere la partita nel secondo tempo, cosa che si è regolarmente verificata. Allora questa grande squadra, dopo aver vinto uno scudetto senza perdere una partita, ne ha perso solo una per sbaglio nella stagione regolare, ha riproposto il suo grande valore. Certo, infatti io, se lei si ricorda, avevo detto all'inizio della stagione che volevo riprendermi lo scudetto che ho dato in prestito al Treviso, cosa che è stata fatta. Senta Presidente, adesso bisogna guardare in avanti, Campese ha giocato per l'ultima volta qua a Milano, qualcuno si chiede se la squadra smobilita oppure invece vuole riproporsi sempre ai più alti livelli. Perché deve smobilitare, partirà Campese che è il miglior giocatore del mondo. Gli appassionati dei Giuliati e degli altri stati d'Italia non hanno più piacere di vedere un giocatore così, però è giusto che sia così, perché anche lui deve pensare alla sua vita. Che cosa bisogna dire, o meglio, chi bisogna ringraziare oltre al presidente Manzoni, che presiede questa società, questa squadra di rugby, per questo scudetto conquistato? Tutti i giocatori e soprattutto Marchella, che è stato massacrato dalla critica per 3 anni e in 3 anni ha vinto 2 scudetti e una semifinale, quindi vuol dire che quelli che l'hanno massacrato, i critici, capiscono poco di rugby, mi dispiace dirlo, ma è così. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes